bisogna ricordarci che l'olio che aiuta a mandare avanti la vita cristiana è l'olio dell'amore. Si fa un gran parlare dell'amore, non soltanto nelle chiese, ma fuori, ma mi domando se si capisca che cos'è l'amore. Eccolo lì. In genere, nel linguaggio dei non credenti, l'amore è uguale sesso. No, no, non è tutto quello l'amore, sarebbe un disastro. E invece la maggior parte delle persone pensa solo a quello quando parla di amore. Ecco perché le cose vanno come vanno. E allora io vorrei leggere la definizione classica dell'amore nella Bibbia, prima epistola di Paolo ai Corinzi al capitolo 13. Lo leggo nella versione interconfessionale che è fatto con un linguaggio corrente, rende molto di più l'idea. Inno all'amore. Ora vi insegno qual è la via migliore. Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, ma non ho amore, sono un metallo che rimbomba, uno strumento che suona a vuoto. Se ho il dono di essere profeta e di conoscere tutti i misteri, se possiedo tutta la scienza e anche una fede da smuovere i monti, ma non ho amore, io non sono niente. Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho amore, non mi serve a nulla. Chi ama è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia, la verità è la sua gioia. Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. L'amore non tramonta mai. Questo tipo di amore e nessun altro tipo, perché c'è un solo tipo di amore, ci aiuta nelle nostre relazioni con gli altri. Non c'è un altro mezzo. E adesso vogliamo, dopo questa piccola introduzione, chiedere al nostro bravo segretario di scrivere numero 6, quello di cui ci occuperemo questa sera sono le infrazioni più comuni. Le infrazioni più comuni. Abbiamo fatto una lunga lista di regole di vita comunitaria, 10, ma sono 20, sono 30, sono 40, sono 50 e anche più. Noi ne abbiamo segnate 10, sono le principali, le infrazioni più comuni. Quali sono queste infrazioni più comuni? Ecco, già che ci sei, scrivi qui. A, critica. Critica negativa. Critica negativa. Che cos'è la critica? È una buona cosa o è una cattiva cosa? Questa è una cattiva cosa. Perché c'è una critica positiva. E allora è la critica costruttiva. Prendete una dittatura. Non è possibile usare la critica. Non è possibile.
perché appena voi vi azzardate a dire io non sono d'accordo, vedo che il fratello Emanuele sorride, chissà perché, sa, lui viene dalla Romania, si ricorda dei 40 e passa anni di democrazia, fra virgolette, e allora quelli che si permettevano di criticare, che facevano? Ecco, finivano al muro, o finivano in campo di concentramento, o nelle camere di tortura, eccetera, eccetera. Perché nella dittatura va tutto bene, tutto è vero? No, non va tutto bene, non è possibile che vada tutto bene, sotto nessuna forma di governo, figuriamoci la dittatura. Voi in Romania avete avuto Ceaușescu, noi abbiamo avuto Mussolini, che era prima di Ceaușescu, no? Era un giornalista, uno dei migliori giornalisti italiani, magari avesse continuato a fare il giornalista, purtroppo diventò capo del governo e fece a pezzi l'Italia, prima che l'Italia facesse a pezzi lui. Ci mise 23 anni, ma ci riuscì. E negli anni 20 mise il bavaglio ai giornali dell'opposizione, che erano i giornali L'Unità, L'Avanti, eccetera, eccetera, no? Cioè i partiti che non erano d'accordo col partito del governo, che era il partito fascista. E poi voi sapete come finirono queste cose, non soltanto mise il bavaglio alla stampa italiana, mise gli oppositori fuori legge, li mandò al confino, li mise nelle patrie galere, e c'erano uomini come Pertini, Sandro Pertini, che poi divenne il Presidente della Repubblica, che fu acchiappato e passò 15 anni della sua vita, gli anni migliori della gioventù e della maturità, nella galera, insieme ai delinquenti comuni, perché non era d'accordo con il governo. Questa è la dittatura, che ha le facce così. Ora, che ha una faccia molto brutta e che non tollera di essere criticato. Non è possibile, la critica si deve esercitare per migliorare le cose, per migliorare le cose. Si deve esercitare la critica, ma una critica costruttiva. Io non posso sempre dire sì, amen. No, io devo esercitare il mio senso critico. Dice, ma tu non devi criticare. Ma se io vedo che una cosa è fatta storta, io devo far notare, guarda che quella cosa è storta. E come fai a capire che è storta? E metti la goccia, e metti il piombino, e vedi che quella è storta. Va bene? Allora io devo fare notare questo, perché se non lo faccio notare, io sono che cosa? Prego? Complice. Sono complice, sicuro. E io non voglio essere complice. Quindi c'è una critica che migliora le cose. Eccolo lì. Io non parlo di questa critica. La critica di cui parlo è la critica negativa. La critica positiva ci vuole, perché è intesa non soltanto a esercitare il libero pensiero, e noi il Signore ci ha dotato di libera personalità, ma la critica positiva è intesa a migliorare le cose. Abbiamo letto che c'è sapienza in moltitudine di consiglieri. Io aggiungerò anche che c'è anche un po' di confusione, non c'è soltanto la sapienza. Ma quando si discute e ognuno esprime il proprio parere, a un certo momento si arriva a una conclusione. E invece una volta si faceva, il duce dice così, bravo. E il duce cosa diceva? E diceva un mucchio di corbellerie. E c'erano quelli che belavano e lì, tutti quanti. E tutti i bambini lì col braccio levato, poverini, mi fate ricordare dei vecchi tempi, eccolo lì. Ora, queste cose, questa è una critica, diciamo, positiva, che deve essere esercitata nella politica, deve essere esercitata in tutte le cose, nella vita intellettuale e nella vita comunitaria. Eccolo lì. Nelle nostre scuole di teologia, dove si preparano i predicatori, ci sono le scuole di omiletica.
Adesso i miei allievi che sono stati a soffrire con me a Firenze per 3 anni, dopo i 3 anni abbiamo rilasciato un diploma perché hanno superato gli esami, che cosa si faceva? Si insegnava l'omiletica, che è l'arte del porgere, del parlare. C'è un'arte del porgere, del parlare, e come? Ecco, io sono indignato sempre quando vedo certi giornalisti, certi intervistatori, certi onorevoli, certi professori, certi scienziati che quando parlano non si capisce niente. Non soltanto non si capisce niente perché parlano tutto fuorché chiaramente dal punto di vista mentale, ma non scandiscono le parole, fanno così, sembra un brontolio del tuono che avanza. Questi farebbero meglio a stare zitti o imparare a parlare. E fratelli miei, sorelle mie, cari amici, nelle nostre scuole ci sono degli insegnanti severi di omiletica. Adesso tu, bravo allievo, futuro predicatore, futuro conferenziere, vai lì e mi fai una conferenza e io sto lì. Ma mica sto lì a soltanto sentirti, sto lì a prendere nota. Cosa vi chiedevo di fare io quando vi sedevate per criticare un compagno? Un compagno, una compagna che andava lì a fare la sua esposizione. Punto positivo, punto negativo. Secondo voi, dite, dopo aver studiato le leggi dell'omiletica, se è andato bene, se è andato meno bene, se è andato così e così. E poi quando scendeva, quel poverino stava zitto e poi gli altri si esprimevano e dicevano, ma secondo me avrebbe potuto fare meglio, su questo è andato bene, su quell'altro, E vi ricordate l'insegnante cosa faceva? Dove andava a sedersi? Mica lì, in fondo alla sala. E io vi dicevo, dovete imparare a parlare senza il microfono, perché ci sono degli oratori che fanno all'amore, scusate, col microfono, sono lì, che adorano il microfono e non tirano la voce che hanno dentro. È vero o no? Questa è una critica positiva. Perché non la fanno fare anche agli onorevoli questa critica? Che non si capisce niente quando parlano. O anche, lo fanno anche apposta, dice, O a certi religiosi che parlano e non si capisce niente della predica che dicono. Una volta mi ricordo una signora che diceva a un'altra signora che non era andata a messa, il prete ha fatto una bellissima predica. Cosa ha detto? Ha detto quella che non era andata. Ah, ha parlato molto bene, ma cosa ha detto? Ma io non ho capito cosa abbia detto. Aveva fatto una bella predica. Ecco, io credo che se i bravi sacerdoti, come i pastori, seguissero delle scuole di omiletica e fossero criticati, bene, io penso che la gente capirebbe quello che dicono. Ma parliamo della critica negativa. Abbiamo parlato della critica positiva. Qual è la critica negativa? Non vi arrischiate a dire una parola, Lo so. Lo sapete, lo sappiamo cos'è la critica negativa. Ci sono delle persone, per stare nel nostro ambiente, nell'ambiente della Chiesa, ci sono certe persone per le quali tutto va male. Va male il pastore, va male la moglie del pastore, va male la figlia del pastore, va male il figlio del pastore, va male l'anziano, il figlio dell'anziano, la moglie dell'anziano, il diacono, il direttore della scuola del sabato, non va bene niente. È vero? Che non ci sia la perfezione, d'accordo, ma noi non siamo qui a dire che siamo perfetti. Noi andiamo avanti, cerchiamo di esercitare la nostra libertà di azione, la libertà di pensiero e di culto, ma non abbiamo mai detto che noi siamo perfetti. Siamo perfettibili, ma che tutto vada male, no. E allora io dico, vanno male questi che dicono che va tutto male, o sbaglio? Ora, è possibile che gli altri sbaglino sempre, ma queste persone non parlano mai dei propri errori, dei propri sbagli. Guai, loro
loro sono che so io, sono santi, sono intoccabili. No, tutti quanti sbagliamo. E se tutti quanti sbagliamo, non dobbiamo vedere sempre il male negli altri. Dobbiamo esercitare una mente positiva. Qualcuno mi sembra, mi ha detto oggi, ma è difficile vedere negli altri anche i talenti, le virtù e non solo i difetti. Sì, è forse più difficile, ma non è impossibile. E in genere quando si parla di una persona, si parla più dei difetti di questa persona che delle qualità di questa persona. È vero o no? E questo è sbagliato. Perché se è vero che una persona ha dei lati negativi, ha anche dei lati positivi, indiscutibili. Non so se vi ho mai raccontato la storia di quel signore che passava per strada e vedeva lungo la strada un cane morto. E sentiva i commenti di quelli che passavano sul cane morto. Che brutto cane, guarda che pelo, era spelacchiato sto cane, che orecchie rosicchiate, che coda. Passa uno, fa, che bei denti, che bei denti che aveva. Non era soltanto spelacchiato, ma aveva anche dei bei denti. Perché noi diciamo che uno ma qui, che là e là, ma è possibile che non abbia una qualità questa persona? Questi fratelli miei, sono le infrazioni più comuni, fratelli e sorelle mie, sono le infrazioni più comuni alle leggi della regola della comunità, della vita comunitaria. Sono le infrazioni, va tutto male. No, non va tutto male, grazie al Signore non va tutto male. Sì, potrebbe andare meglio, ma ci sono certe cose che vanno bene e noi dobbiamo saperle vedere. Quando un comitato si riunisce e deve scegliere, per esempio, il presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, abbiamo detto che noi siamo retti da un sistema democratico, biblico. Cosa facciamo? Gli altri hanno i loro sistemi, che noi rispettiamo, noi abbiamo un sistema di commissioni e di comitati, criticabilissimi se volete, però siamo così, io ho fatto parte di queste commissioni. E allora, fratelli, siamo in quanti qui? In 15, 17, sempre numero pare, no? Perché altrimenti non si può lavorare, perché se votano 4 sì e 4 no, come si fa? C'è sempre il presidente che poi fa lo spareggio. Secondo voi chi deve essere eletto? Quali sono gli uomini? Guardate che la carica più importante e più onerosa dell'Unione è la prima responsabilità. Va bene che il presidente avrà un comitato che lo aiuterà, però insomma è lui il primo a portarne la responsabilità. E allora si mettono i nomi X, Y, Z, L, K, eccetera. Va bene. Quanti anni ha quest'uomo? Ha tot anni. Quanti anni di servizio ha quest'uomo? Eccetera, eccetera. La sua famiglia com'è composta? Normale, no? È una valutazione. Si valuta la situazione. Poi si va per eliminazione fino a che resta una persona o due persone e si mette ai voti. E la maggioranza vince, perché è così. Ecco. Quella non è una critica, è una valutazione che si fa, perché se un uomo deve adempiere certe funzioni, avere una certa carica, deve essere capace, non si parla della sua consacrazione o meno, si parla delle capacità, è normale, no? Eccolo lì. E quindi è una valutazione, non è la critica negativa, è la critica positiva, è una valutazione di fatto. E così potremo continuare. Quindi la prima infrazione è la critica negativa, è una infrazione molto grave. Vi sono persone molto negative, molto. Una volta, alcuni anni fa, andammo in una farmacia a Roma per avere certi medicinali.
La dottoressa guarda la lista e fa: no, 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 avesse detto ma vedremo, no, queste medicine non si possono avere. Scusi, perché? Le dico che non si possono avere? Vabbè, tenti, torniamo domani, l'indomani c'erano tutte le medicine. E questa aveva il viso arrabbiato perché c'erano tutte le medicine. Avrebbe voluto che non ci fossero le medicine. Ma io dicevo, ma perché fa la dottoressa questo? Uno spirito negativo è una cosa tremenda. Non si vive. Se c'è qualcuno con questo spirito nella Chiesa, amici miei, oh, no, no, non andiamo bene per niente. No, è no, sono persone difficili da gestire, ma ognuno porta le proprie responsabilità. Caro segretario, grazie. Secondo punto, pettegolezzo. Sento che qualcuno si esprime in modo molto significativo. Che cos'è pettegolezzo? Tagliare i panni alla gente, vero? Fare i vestiti o fare le scarpe o eccetera, eccetera. Non è un dono, eh? È un grave difetto. È il segno di una mentalità molto, molto ristretta, molto limitata, una visione tutta particolare, molto egocentrica, è spesso frutto di un brutto vizio, di un brutto difetto che si chiama invidia. Pettegolezzo. Volete sentire la definizione classica del dizionario? È il migliore dizionario che ci sia in Italia, eh? Pettegolezzo, chiacchiera indiscreta e malevola sul conto di qualcuno, commento malizioso ed inopportuno sulla condotta di una o più persone. Anche articolo a stampa o altro scritto contenente chiacchiere e o insinuazioni malevole. Si dice un rotocalco specializzato in pettegolezzi. E vi sono persone che non leggono altro che questo pattume di pettegolezzi, di pettegolandia. E se legge quella roba, figuriamoci. Questo è stato infedele al marito, quell'altro è stato infedele alla moglie, quella c'ha un amante e a me che me ne importa? E invece vi sono persone, cristiani anche, che magari dimenticano di studiare alla scuola del sabato, ma vanno lì a vedere com'è andata e com'è non andata, e che questo figlio con chi l'ha avuto, l'ha avuto col marito, l'ha avuto con quell'altro, l'ha avuto con l'altro amante biondo, con quello basso, con quello alto, eccetera. Miserie simili. Il pettegolo chi è? È una persona che ha l'abitudine di fare e scambiare chiacchiere sul conto degli altri, riportando indiscretamente e con malevolenza fatti privati altrui e abbandonandosi con gusto ad allusioni e commenti maliziosi, persona che si compiace di riportare malignità con leggerezza e faciloneria. Sono vipere, eh? Persone che fanno così sono vipere. Si racconta che una volta due comari, poi ci sono anche i comaroni, perché il pettegolezzo colpisce indiscriminatamente i due sessi, no? Dice, sai, il marito di quella ha ammazzato, ah sì, sì, ha ammazzato uno, papà, sì, 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 aspetta, però zitta, non dirlo. No, 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 subito quella è andata dalla vicina. Ti devo rivelare un segreto. Il marito di quella ha ammazzato uno, davvero. Però, silenzio. Alla sera tutto il quartiere sapeva che il marito di quella aveva ammazzato uno, ma si trattava di un gatto. Povero gatto, eccoli. Però era stata fatta passare come l'omicidio, un omicidio, quindi l'uccisione di un uomo. Sì, però con queste andare bene si va a finire molto male. No, è andata ancora bene perché poteva anche succedere che la scena
No, sono rimasto, la storia che conosco io si ferma a uno. Certo, poi si fa il coroncino, si esagera e alla fine viene fuori. Vi ricordate il gioco del telefono? Il telefono, no? Quando si era in campeggio? Ci si metteva, facevo un cerchio di 20-30 persone e si passava una parola. Però no, se quello non capiva, non doveva dire ma cosa hai detto? Allora quello mandava in giro la parola o la frase attraverso l'orecchio del vicino e così via, in modo che quando arrivava quella frase non si capiva niente. Cioè, uno aveva trasmesso un messaggio, lì arrivava una cosa completamente diversa. Questa è il pettegolezzo.